Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Jessica Morlacchi ha sconvolto i fan del Grande Fratello, dichiarando la sua intenzione di lasciare il reality. Per ora, le sue parole sembrano più uno sfogo che una decisione definitiva, ma il malessere della cantante è evidente. Dopo diverse settimane nella casa, Jessica non si sente più a suo agio, e ha confessato di voler abbandonare il gioco per paura di ammalarsi, scatenando l'allarme tra i telespettatori. Le parole della Geffina non lasciano spazio a dubbi, il suo stato d'animo sembra compromesso e il desiderio di tornare alla sua vita fuori dalla casa cresce giorno dopo giorno. Ma cosa l'ha portata a questa decisione? Tutto ha avuto inizio giorni fa, quando Jessica ha confidato a Elena Prestes di voler tornare a casa. La situazione è peggiorata dopo uno scontro con Giulia Bruschi, rivale fin dall'inizio del programma. La cantante ha manifestato un crescente disagio, ricordando il suo passato fatto di depressione e attacchi di panico. Questi momenti bui sembrano riemergere, accentuati dalla tensione all'interno della casa. Parlando con Clayton Norcross, Jessica ha espresso chiaramente il suo stato d'animo, ammettendo di sentirsi sull'orlo di un crollo. Le sue parole, rivolte all'attore, sono state molto dirette, non vuole continuare a stare male per dinamiche che, a suo dire, non le interessano minimamente. Tra lavoro e vita fuori, la cantante sente che restare potrebbe solo peggiorare la sua situazione. Il malessere di Jessica non sembra essere un caso isolato. Anche altri concorrenti, come Lorenzo, si sono lamentati della vita monotona all'interno del Grande Fratello, definendola noiosa e priva di stimoli. Il pubblico ha iniziato a notare una certa piattezza nelle dinamiche del reality, rendendo l'esperienza meno coinvolgente rispetto alle edizioni passate. Jessica ha perfettamente descritto il suo disagio, paragonando la situazione all'encefalogramma piatto, poche emozioni, pochi stimoli. In molti si chiedono se Jessica deciderà davvero di abbandonare il gioco o se sia solo uno sfogo temporaneo. Ma il suo stato d'animo riflette chiaramente le difficoltà che sta vivendo, in un'edizione che sembra non riuscire a far emergere la sua personalità. Che cosa succederà ora? Lasciateci la vostra opinione, Jessica abbandonerà davvero o è solo una strategia per attirare l'attenzione? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!